Salve signori, sono Sleepax e siamo qua tornati con i gameplay. No, dai, vabbè. Comunque, non è tornati. Però, dai, dopo tanto tempo che non facevo appunto i gameplay, ne faccio uno perché non c'avevo voglia di fare un live. E poi perché ho il controllo scarico e quindi mi tocca usare quello scrauso che quando corro invece di correre mira. E vabbè, attaccato con lo scotch tra l'altro. Comunque, questo è un gameplay su Battlefield dopo l'aggiornamento, perché come sapete è uscito un aggiornamento da 1,34 GB per console. Invece, per quanto riguarda quelli su PC che si pensano fighetti solo perché loro l'hanno scaricato da 400 MB, non è che sia un granché, è 1,34 GB, si scarica benissimo. Io con una connessione da 2 MB che ho, cioè l'ho scaricato benissimo in mezz'oretta, 40 minuti, toh. Perciò Non è tanto pesante, cioè dai, diciamolo. Poi per le cose che sono state introdotte devo dire che è veramente, veramente, veramente leggero, diciamo. Comunque, le cose che ha introdotto sto aggiornamento sono poche ma buone forse. Però vabbè, allora, a parte i bug che hanno aggiunto come sempre, comunque hanno visto che ci sono accorti di non aver mai messo un'opzione per gli elicotteri. Infatti adesso hanno messo la possibilità di fare i barrel roll e i loops, che sono praticamente ti fai i giri della morte con l'elicottero. In pratica voli a testa, voli con la, cioè vai a tagliare l'erba nei campi, in pratica voli col rotore al contrario, cioè giù, sotto sopra, vabbè, a testa in giù puoi volare, poi fai i giri della morte. Dopo cosa hanno introdotto? Hanno messo che non puoi respawnare quando il tuo compagno di squadra è in combattimento. Ci hanno messo 2 anni prima di farlo, e anche quello degli elicotteri 2 anni prima di capire che dovevano metterlo. Dopo altre cagate, vabbè, che puoi vedere cosa c'è, se respawni su una persona vedi anche quanta vita ha nella minimappa, e anche puoi vedere se per esempio quante persone ci sono su un veicolo, chi è che è della tua squadra e troiate varie. Però non è che sia chissà che di questa, cioè non è che sia interessante queste robe qua, cioè voglio dire, hanno aggiunto anche qualche miglioria al netcode, però non ho visto niente di che, anzi va peggio di prima. Gesù Cristo, cioè è da 3 giorni che trovo una partita che riesco a fare qualche uccisione, cioè mi trovo gente veramente assurda. Io gli sparo mezz'ora, loro hanno il tempo di girarsi, prepararsi una cotoletta, l'hamburger, mangiare, prendere il fucile in mano, ricaricarlo, poi smontarlo tutto, oliarlo, cambiarci il caricatore, metterci i proiettili nuovi, pulirlo con la varechina e metterci anche il napisan, e mi sparano e mi ammazzano. Io nel frattempo gli stavo sparando da 30 anni in pratica. Comunque vabbè, cioè è Battlefield, basta dire Battlefield e già si capisce il discorso. Poi altra cosa da dire su sto aggiornamento: hanno modificato, mi sembra la grafica sia migliore rispetto a prima, però non sono sicuro. Anche i suoni dei passi li hanno messi, no, non dei cazzi, i suoni dei passi, con la P di Palermo, con la P di birra. E hanno modificato questi suoni, adesso si sentono di più, e infatti veramente non so, io tengo il volume della TV mia la tengo al 7, perché se la alzo al 13 è come essere in guerra se gioco a Battlefield, e quindi la tengo al 7 o a 8, dipende, che 7 è il numero perfetto. Comunque si sente strada da Dio, cioè veramente si sentono questi suoni dei passi veramente altissimi. Infatti quando cercano, cioè quando io sento ogni volta qualcuno che come se mi stesse arrivando da dietro, io mi giro, ogni tanto o sono i miei compagni di squadra o sono gli avversari o è un procione che mi insegue, quindi mi giro e gli sparo in pratica. Dopodiché niente di interessante, ovviamente le solite modifiche alle armi, alle mappe, troiate varie che non servono a niente, giusto per appesantire un po' l'aggiornamento. E poi basta, cioè tutto qua l'aggiornamento in pratica, cioè le cose importanti le hanno fatte uscire dopo 2 anni, quando è uscito già un altro Battlefield, se si può definire Battlefield quello che è uscito adesso. E quindi vaffanculo la DICE, cioè sinceramente non so, cioè si è fatta comprare troppo
Dopo che l'ha comprata la Electronic Arts, veramente è andata in un declino, in un oblio veramente, cioè ha passato l'orizzonte degli eventi come di un buco nero, cioè veramente non può tornare indietro dopo questa. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi dell'aggiornamento, noi ci vediamo nel prossimo video, mettete un bel mi piacino anche alla pagina Facebook già che ci siete, commentate, iscrivetevi e poi andate a prendervi il biscotto che vi dovevo dare l'altra volta, giusto per essere coerenti con quello che dico.